Salve ragazzi e bentornati sul canale. Ti ricordo di iscriverti al canale stesso e attivare la campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi video. Inoltre, se hai delle opinioni o dei commenti utili a far crescere il video stesso, ti ricordo che li puoi scrivere nei commenti. Ora passiamo all'analisi della testa. Come potete vedere, dall'appoggio anulare c'è uno sfiato che tende a consumare leggermente l'O-ring, quindi vuol dire che questa testa non è più in piano o non lo è mai stata in piano, magari una tolleranza di produzione accettabile, cosa che per noi non va bene perché questo va a rischio dell'affidabilità stessa della guarnizione e quindi del motore, e comporta il rischio che in pista, mentre si gira, il motore si può fermare improvvisamente sputacchiando benzina allo scarico. Allora, a questo punto, noi come possiamo intervenire? Possiamo intervenire utilizzando un maschio, un adattatore da mettere sul tornio, e quindi questo pezzo lo possiamo smontare e mettere sul tornio e andare a rifilare. Però credo che il difetto sia veramente minimo, quindi in questo caso, invece di intervenire in maniera brusca e radicale come possa essere a volte anche l'utilizzo di un tornio, possiamo procedere in altro modo, questa la mettiamo da parte, stacchiamo l'O-ring con delicatezza. E ora vi faccio vedere un antico metodo su come andare a levare lo sporco e a rifilare a mano in un magazzino normale che potete utilizzare tutti. Qui per caso ho una bella lastra di granito su cui ho provveduto già ad attaccare uno di questi fogli di varia grana. In questo caso utilizzeremo una P400 e stirata per bene la andremo a lubrificare con il nostro bellissimo WD-40 al centro. E vi faccio vedere come da così flashback.
End of flashback. Ah, così. Bella! Com'è nuova? Vedete come le sedie ora sono belle lucidi? A posto, ora è tenuta. Proseguiamo con il cilindro, però prima cambiamo il foglio. Later. Vedete tutto questo sporco? Queste sono delle incrostazioni che non fanno aderire bene la testa o comunque le due superfici e poi si creano degli sfiati e si rovinano le guarnizioni. Questo non va bene. Procediamo allo stesso modo per il cilindro. Mi raccomando di non imprimere troppa forza, deve essere un movimento naturale, una frizione morbida, senza pendere più da un lato o dall'altro, deve essere omogeneo come forza. E voilà, possiamo procedere al montaggio. Prima però ovviamente lo laviamo. Però volevo farvi notare come con veramente poco possiamo andare a curare il dettaglio in una maniera veramente sbalorditiva, perché è stata un'operazione molto semplice, sicuramente darà un risvolto positivo all'affidabilità del motore stesso e con poco. È una questione di buona volontà e ingegno. Ciao ragazzi, e al prossimo video!